Buonasera a tutti gigliati. Allora, dopo il primo tempo di merda che abbiamo fatto, non ero molto felice, però lì per lì ho detto, si vede che stiamo giocando con i panchinari, insomma. E invece devo dire che la Fiorentina nel secondo tempo ha giocato bene. Ha giocato bene, Sottil addirittura. Bisogna andare a accendere un cero in chiesa perché ha fatto due gol Iconè. Questo non è da tutti i giorni, ragazzi. E bella, bella nel secondo tempo. L'hanno voluta vincere. E quando le squadre la vogliano vincere, comunque è tanta roba. Non è stata una partita delle più belle della Fiorentina, però ragazzi, l'abbiamo vinta perché comunque il San Gallo nel primo tempo ha fatto tutto quello che doveva fare, ha fatto tutto bene, però poi dopo è uscita la Fiorentina, insomma, e lì si vede la squadra forte, no? La squadra forte è quando quarta sbaglia tutto nel primo tempo, però dopo va a fare gol, va a segnare il gol per la Fiorentina. Questa è la squadra forte che i giocatori, anche dagli sbagli, comunque sia, si ricompattano e vanno a vincere una partita importantissima per questa Conference League. Benissimo, 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 hanno giocato bene Kayode, sono entrati bene in campo Gosen, che ha anche segnato, Cataldi, mi è piaciuta questa Fiorentina, che ha saputo vincere la partita nonostante che eravamo veramente, veramente partiti malissimo. Abbiamo anche rischiato di perdere la partita a tavolino, perché comunque sia abbiamo fatto baldoria oggi, fumogeni, petardi, cioè praticamente ci sono stati in totale 17 minuti di recupero nella partita, sicché fate un pochino voi. Sono tanti, però l'abbiamo portata a casa e questa è la cosa più importante, la cosa più importante. Ora c'è veramente una partita difficile in campionato, mettiamo già la testa al campionato, però sono contento che comunque abbia fatto Palladino continuare a giocare con Kwame, Iconè e Sottil, che ha fatto veramente una bella, bella, bella partita. A me non piace Sottile, cioè ha fatto una bella partita, ma non mi piace quando vuol far da sé tiri così a cazzo di cane. Si potrebbe anche fare in altro modo, però è andata bene. Kayode ha fatto una buona partita. L'unico negativo stasera è Adli, ci può stare. Fatto delle ottime partite, le ultime partite, stasera non c'era e giocherà meglio la prossima. Che dire, chapeau a Palladino che sta ricostruendo veramente una buona Fiorentina. Non era facile perché comunque un cambio di allenatore, cambio di gioco, insomma, non è mai facile, insomma. Però Palladino ci sta mettendo il suo zampino come ha messo il suo zampino a Monza. Niente, io ragazzi vi saluto, sto tornando da lavorare, sono quasi a casa e sono stanco morto. Domani però day off, mi riposo e ci sta. Un giorno a settimana ci sta il riposino. Mi raccomando, un bel like al video, condividete, attivate la campanella e
mettete anche un dislike se non vi piacciono i miei video, che cazzo me ne frega, cioè alla fine fate quello che vi pare e niente, attivate la campanella perché almeno ogni video che farò sarete avvisati. Io vi auguro una buona serata e forza Viola, ciao a tutti da Leonardo.